Lorenzo, iniziamo subito. Come sempre c'è l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Oggi è voluto il compleanno di un grandissimo cantante. Non vi svegliamo ancora chi è, perché è un piacere che Silvia vi racconti un po' di chicche dedicate a lui, ma al rientro non ci sarà Lorenzo, perché ci sarà un gradito ospite. Buon pomeriggio e bentornati all'oroscopo musicale. Siamo sempre sotto il segno dello Scorpione e nel mese di ottobre nasceva un cantante italiano. Si può ritenere cantante italiano di successo nel panorama internazionale. Nel 1963 a Roma nasceva lui, Eros Luciano Walter Ramazzotti, in arte Eros Ramazzotti. Cresce nel quartiere periferico di Roma Sud-Est, Cinecittà, nel comprensorio di case popolari Lamaro. È il figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaella Molina, casalinga. Fin da giovane mostra una predisposizione per la musica. Inizia prima con il pianoforte e poi per la chitarra, avvalendosi di due amici del suo quartiere. Cresce con lo spettro e la minaccia della droga, una presenza costante intorno al cantante, un male sempre presente, dalla scuola al parco vicino a casa. Eppure Eros è riuscito a non entrare in quel tunnel. E questo per due motivi. Il primo è per la morte di un amico, ucciso proprio dalla droga. Il secondo è la grande passione per la musica. Una via di fuga che negli anni lo avrebbe largamente ripagato sotto molti punti di vista. Annoverato tra i cantanti italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più esponenti della musica leggera italiana, ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico nel 1984, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Terra Promessa. Da allora ha venduto circa 70 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani col maggior numero di vendite. Ramazzotti vanta soprattutto importanti collaborazioni artistiche con cantanti di levature internazionali quali Tina Turner, Cher, Anastasia, Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Fonsi, Helen Fisher, Joe Cocker, Laura Pausini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli e Patsy Kensith. Eros Ramazzotti è uno degli esponenti della musica italiana in tutto il mondo. Torniamo alla vita artistica di Eros, e quantizzare quanti brani lui abbia scritto è impossibile, ma la sua voce nasale è il suo marchio di fabbrica. A non tutti piace questo suo modo di cantare, però è uno dei suoi punti più forti. Le canzoni di Eros sono così, dediche, spassionate, grandi amori messi in musica su un letto di note dolci, ma non sdolcinate, anzi molto pop latin. Gli anni 90 sono quelli della sua consacrazione come ambasciatore della musica in tutto il mondo, un ruolo confermato anche con i dischi dei primi anni 2000, sempre pronto a rinnovare il proprio sound senza per questo rinunciare alla melodia. Andiamo un po' sulle curiosità. Lo sapevate che Eros Ramazzotti era alto 1,85 m? Proprio così, è altissimo, dalla TV non sembrava. Lui era un grande amico di Pino Daniele e in più è un grande tifoso sfegatato della Juventus. Un'altra curiosità bellissima, che lui ne va molto orgoglioso, lui ha fatto parte del film Amarcord di Fellini,
nella scena delle palle da neve. E così noi terminiamo anche per oggi con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Buona continuazione. Ciao!